Amici di Legitalica Gaming, io sono il Dictator Lawrence e in questo video volevo fare una chiacchierata con voi e volevo andare a toccare alcuni argomenti che mi stanno molto a cuore e che credo fondamentalmente stiano a cuore un po' a tutti i videogiocatori. Soprattutto in questo 2023 io ho notato che sono aumentate esponenzialmente delle release fondamentalmente abbastanza, come dire, lacunose al momento della commercializzazione del videogioco stesso. Ultimo, ma non ultimo, Cities Skylines che ho provato, ma questo non vuole essere un video totalmente incentrato su CS, ma è un discorso un po' più generale. Un discorso un po' più generale, secondo me, è doveroso perché ci si scontra sempre con questo problema, ovvero videogiochi che alla release deludono non per come è stato realizzato, ma per l'ottimizzazione grafica e per un sacco di particolari che, a mio modesto parere, sono delle negligenze incredibili da parte degli sviluppatori stessi del gioco. Va detto che non sempre gli sviluppatori sono anche i publisher, molti sviluppatori si appoggiano a dei publisher, ad esempio su Cities Skylines lo sviluppatore è Colossal Order, il publisher è Paradox. E proprio questo, diciamo, connubio, secondo me, è alla base di molti dei problemi che poi dopo il videogiocatore deve andare a affrontare quando poi dopo compra il gioco, dopo aver visto i requisiti minimi o i requisiti consigliati a seconda del PC che dispone. E deve fare fronte ad una realtà che è sempre, diciamo, abbastanza dura, abbastanza cruda. Tradotto, il gioco lagga, non supero i 60 fps, insomma, un sacco di cose che dopo andremo a dire, e a vedere nel video. Perché dico che il connubio tra i publisher e gli sviluppatori spesso è alla base di questo problema, perché il publisher sostanzialmente spinge per vendere il prodotto, fa pressione su chi sviluppa il videogioco, fa pressione per riuscire a rientrare delle spese e pubblicizzare il prima possibile e commercializzare il prima possibile il videogioco stesso. Questo toglie non poco tempo alla software house che sviluppa il gioco. Prendiamo Skylines, adesso sembra veramente che voglio, ma in realtà non lo è, e che è un esempio veramente, veramente lampante. Allora, Skylines doveva uscire per l'appunto in questo ottobre, doveva uscire in contemporanea cross-platform anche su console, eppure per console è stato ritardato. La stessa Paradox ha comunicato che sono consapevoli del fatto che il videogioco abbia dei problemi, ma viene rilasciato lo stesso. È un problema. È un problema per la software house che ha sviluppato il gioco, perché in genere quando un prodotto viene rilasciato e non è efficiente, non è ben fatto, non è stabile, poi dopo subisce inevitabilmente delle bombing review, subisce l'ira di chi l'ha comprato, subisce anche, diciamo, una sorta di discriminazione da parte di quelli che non aspettavano altro che l'uscita con problemi per poi dopo far presente il problema, perché c'è anche quella parte di utenti che non sempre sono videogiocatori, ma sono, diciamo, quegli haters che per svariati motivi, per delle frustrazioni loro, devono attaccarsi ai problemi dei videogiochi giusto per poter parlare di qualcosa. Allora, non voglio dare spazio a questo discorso, magari se vi interessa ci facciamo un video dedicato. Quello sul quale voglio concentrarmi è il fatto che non è possibile che nel 2023 per i videogiocatori di PC, che giocano da personal computer e non da console, dover far fronte a problemi di ottimizzazione, soprattutto perché
In genere chi vuole giocare ad un livello abbastanza alto da PC investe anche parecchi soldi. Diciamo che per poter giocare al giorno d'oggi in maniera decente da personal computer, tralasciando poi dopo, diciamo, degli orpelli, delle particolarità che possono essere le periferiche di un certo tipo, la customizzazione del PC, però parlando proprio a livello di componentistica nuda e cruda, ci vogliono minimo 1600 euro, ok? Eccezion fatta poi dopo per quello che è il monitor, per quella che è la tastiera, per quella che è la deck, il mouse, insomma, tolte le periferiche, tolti gli accessori, ci vogliono almeno 1600 euro. E non sono una cifra irrisoria. Se voi pensate che, facendo riferimento a Steam, ovvero a quelli che sono i requisiti minimi e i requisiti consigliati, io credo che buona parte dei videogiocatori, quando vuole acquistare un gioco e va a verificare quelli che sono i requisiti, si trova perfettamente, diciamo, in range. Allora, va detta una cosa, perché Steam è abbastanza infame da questo punto di vista. Quando si parla di requisiti minimi, in genere si parla di requisiti per giocare il gioco in 720p a 30 fps. Okay. Che è uno standard ormai obsoleto, cioè se già è obsoleto il 1080p, quindi l'HD come formato, il 720p è obsoleto, cioè nemmeno i programmi televisivi, cioè, nemmeno le vostre smart TV sono 720p, seppur le avete vecchie. Mentre invece nei requisiti consigliati, nella maggior parte dei casi viene consigliato quel determinato hardware per giocare in HD, quindi in 1080. Se le vostre pretese o comunque i vostri standard sono maggiori del Full HD, bisogna prestare molta attenzione, bisogna prestare molta più attenzione rispetto ad un anno fa, rispetto a due anni fa, perché quest'anno sono stati tantissimi i giochi che sono usciti e che oltre il 1080p rendevano, non dico obsoleti, i componenti hardware indicati tra i consigliati di Steam, quindi non i minimi, i consigliati, ma palesavano parecchi problemi, anche su configurazioni PC di fascia Enthusiast, neanche alta Enthusiast, parliamo di 4090. Ci sono stati giochi che con una 4090 non arrivavano a fare 100 fps, stiamo parlando di una scheda video che costa un'esagerazione, altro che il computer da 1600 euro. E questo è un problema, e non è un problema di hardware, perché questo frustra parecchio il videogiocatore. Il videogiocatore che ha speso un sacco di soldi per giocare meglio di quello che una console può offrire, perché parliamoci chiaro. Allora, io ho sentito tante discussioni anche sul Discord riguardo al console gaming, riguardo no, ma guarda che le console comunque io sono abbastanza dubbioso in merito. Io non sono un giocatore console, però conosco giocatori che giocano da console, ho visto giocare certi titoli da console e oggettivamente non venite a parlarmi di frame rate esagerati, perché gli standard per il console gaming non sono certo i 120 fps, ma non sono nemmeno i 100 fps, soprattutto perché nella maggior parte dei casi chi gioca da console gioca su una smart TV, e in genere le smart TV hanno dei sistemi che, come dire, fondono i fotogrammi, no? Di quello che va a schermo, e di conseguenza tutto quanto sembra più fluido. Lo fanno anche senza videogiocare, anche quando vi guardate un film su Netflix, per esempio. Ci sono delle opzioni che, se attivate, danno una resa, diciamo, più fluida, perché poi migliore è un'altra cosa. Differenza di prezzo? Abissale. Giocare da console, per quanto riguarda l'hardware, attenzione, costa un terzo che giocare da PC.
Per quanto riguarda invece l'acquisto dei giochi, beh, lì si può aprire un capitolo più o meno infinito, perché quando comprate videogiochi per PC non ci sono soltanto gli store ufficiali che vendono a prezzo pieno, ma ci sono un sacco di marketplace che consentono l'acquisto di videogiochi a prezzi scontati, ok? Questo invece per PlayStation diventa un po' più difficile, specialmente se consideriamo il fatto che innanzitutto la maggior parte dei videogiochi per console ha prezzi AAA, quindi già sono cari di loro. Inoltre è molto più difficile reperire che se non impossibile, che scontate. Quindi la domanda che mi pongo io è: ma se devo spendere, diciamo, 1600 euro, facciamo una cifra X, ok, per giocare decentemente ad un gioco, e non ci posso giocare decentemente, ma chi me lo fa fare di comprare un PC? Mi compro una console. Non sarà il top, ma sicuramente giocare non al top su un hardware da 600 euro è sicuramente più conveniente che giocarci su un PC da 1600. Convenite su questo? E questo qui è un problema che dovrebbe far riflettere innanzitutto i videogiocatori, ma soprattutto le software house. Perché se è vero che negli scorsi 2-3 anni c'è stato un bombardamento, peraltro giustificato dal mio punto di vista, su quelle che erano le case produttrici delle componentistiche PC, soprattutto su Nvidia, su AMD, su chi produceva le schede video per i prezzi esorbitanti, è anche vero che al giorno d'oggi, con delle schede che sono letteralmente dei bolidi, perché la 4090, ragazzi, è una Ferrari, ok? È una Ferrari. Se il prodotto, se il videogioco presenta dei problemi, non è certo problema dell'hardware. Non è certo un problema di hardware, è un problema di chi sviluppa i videogiochi, che probabilmente in fase di programmazione canna qualcosa. Io adesso non sono programmatore, io posso parlare per quello che ho visto, per quello che ho provato, e oggettivamente è innegabile che dei problemi ci siano. Non è possibile pagare un videogioco 60 euro, ok? E poi dopo dover scendere a compromessi quando, oltre ad aver speso 60-70 euro per il videogioco, magari hai appena speso 1600, 1700, 2000 euro per il PC. E sei anche bello soddisfatto perché sei riuscito a comprare, diciamo, una build di fascia medio-alta, magari durante il Black Friday, magari sei felice perché lo volevi, insomma, motivi possono essere tanti, e sei costretto a scendere a questi compromessi. Questa cosa deve far riflettere, ragazzi, deve far riflettere, perché io sono veramente perplesso quando mi imbatto magari in video recensioni da parte di moltissimi canali che provano videogiochi, poi dopo danno giustamente il loro parere, ma nessuno menziona quasi mai questo genere di problemi. Cioè, io ho provato di recente City Skylines, poco prima avevo provato Total War Troy. Bene, Troy, quando mi è stata mandata la build in anteprima, era ingiocabile, era completamente ingiocabile, ma problemi di ottimizzazione clamorosi, perdita di frame, freeze di un secondo, due secondi durante le battaglie. City Skylines l'avete visto voi, l'ho portato in live, eppure, cioè, questo aspetto secondo me è stato trattato in modo estremamente superficiale da chi invece dovrebbe dirla tutta sui videogiochi, perché io non viverei mai a millantare un prodotto che è uscito con queste caratteristiche a questo prezzo e farvelo spacciare per un capolavoro quando poi ci sono dei problemi immensi. Perché se io sto giocando con un hardware da 3000 euro e questo gioco mi crea dei problemi, cioè, ragazzi, questo secondo me basta per dire: non comprate questo videogioco, non compratelo, oppure aspettate, va bene? Ma se dovete aspettare, se dovete aspettare magari delle patch, magari dei miglioramenti, allora vi dico, ad oggi
questo gioco, secondo me, non va comprato. Verrà patchato settimana prossima, verrà patchato tra un mese, verrà patchato tra 6 mesi. Perfetto, tra una settimana, tra un mese, tra 6 mesi, vi faccio l'aggiornamento del video recensione e vi dico adesso è finalmente giocabile. Adesso è un gioco da 9,5. Ma vedere come viene distorta la realtà dei fatti da alcune persone che per motivi loro, o magari perché effettivamente gli piace giocare a 30 fps, va benissimo, va benissimo. Poi anche lì si può aprire un capitolo, il problema di Skylines non era il frame rate basso, il problema di Skylines in questo caso era frame rate basso ed estremamente incostante, perché se poi tu i 30 fps su un City Builder, ma anche su un RTS in generale, li hai perfettamente stabili, il problema è ignorabile. Cioè, nel senso, non caria l'esperienza di gioco, non stai giocando a COD, non stai giocando a Battlefield, non stai giocando a Cyberpunk. Però, insomma, quest'anno avevo provato anche Starfield, e anche Starfield a livello di ottimizzazione non è che... all'uscita sia stato questo gran mostro. Sicuramente non aveva i problemi di Skylines, non aveva i problemi della prima build che ho provato di Total War Pharaoh, però questo è un problema. Cioè, le software house dovrebbero imparare che i prodotti si rilasciano fatti in un certo modo, perché non è possibile che un utente che spende migliaia di euro per un PC debba scontrarsi con questi compromessi che nella maggior parte dei casi sono compromessi che vanno diciamo a ridurre quella che è l'esperienza del giocatore PC a favore del contentino per il giocatore console. Cioè, questi mi sembrano palesemente dei giochi che vengono sviluppati per garantire il 30 fps al giocatore console che è contento. Adesso io non voglio denigrare nessuno, io console le ho giocate anni fa, saranno almeno 7 anni che non compro una console e spero di non doverne comprare una per altri 7 anni, perché per me il PC gaming è il voler giocare ad un livello superiore, ok? È la mia passione, ognuno ha le sue, in base a quelle che sono le esigenze, le disponibilità, uno opta per una scelta. Però se investo più soldi perché voglio giocare ad un livello superiore e poi dopo devo scendere a compromessi, questa cosa inizia a non andarmi più bene. Inizia ad infastidirmi parecchio. Io non so se voi giocate da console, se giocate da PC, se siete interessati magari a farvi un PC nuovo perché vi interessano determinati titoli. Ecco, fatemelo sapere sotto nei commenti, così magari facciamo un altro video dedicato su delle build di varie fasce di prezzo dedicate a chi vuole acquistare un nuovo PC. Abbiamo Legion, abbiamo Zonal, che sono comunque molto esperti nell'assemblaggio di computer, quindi possiamo dirvi la nostra. Noi non offriamo fondamentalmente la soluzione definitiva, noi vi diamo il nostro parere di videogiocatori, ok? Se poi volete andare a spulciare proprio ogni singolo dettaglio, ci sono un sacco di canali estremamente competenti che trattano solo ed esclusivamente hardware e quindi potete approfondire tutto. Quello che vi do io è la mia esperienza personale di videogiocatore incallito, né più né meno. Detto questo, io spero che cambi qualcosa, perché insomma, spendere dei soldi per poi dopo non avere quello per cui hai pagato dà fastidio a tutti, dà fastidio a me, dà fastidio a voi. E poi il fatto che le software house inizino anche ad arrogarsi il diritto di entrare in discussioni, che siano su Steam, che siano su Twitter, che siano su Reddit, dove parlando con l'utenza si permettono
di dire noi abbiamo il diritto di moderare le vostre critiche, ok? Addirittura Creative Assembly in un post di ottobre ha detto lasciare un commento, criticare è un privilegio. Stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? No, non è un privilegio, è un diritto e come tale va difeso. Poi convengo sul fatto che una critica deve essere sempre costruttiva, perché una critica che non è costruttiva sono parole al vento, sono parole che possono essere malinterpretate, sono parole che delle quali nessuno dovrebbe prenderne atto. Bisogna dar peso alle critiche non costruttive, però non possono neanche arrogarsi il diritto di dire cose del genere. Rispetto per i videogiocatori. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao.